Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Tangenti, chiesto i 7 anni di carcere per l'ex presidente della regione Crocetta. In cambio un'azienda di trasporti marittimi avrebbe mantenuto il monopolio dei collegamenti con le isole minori. Il GIP del Tribunale dei minorenni di Palermo chiamato a dare la prima valutazione sulla strage di Altavilla Milicia. Celebrati a Palermo in forma privata i funerali di Maria Mattarella, morta lunedì per un tumore. Ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, molto legato alla nipote. Viaggio del TG Sicilia nell'incubo di Fontanelle, la frazione di Agrigento con 12.000 abitanti. Da aprile con l'acqua dai rubinetti con il contagocce e sono tante le famiglie costrette a comprarla e a riempire casa di bidoni per sopravvivere. Ritorno a scuola con disagi vecchi e nuovi, caldo rovente nelle aule, classi affollate per gli accorpamenti e un esercito di insegnanti di sostegno precari. Migliaia di studenti a piedi per la crisi dell'AST, l'azienda di trasporto pubblico extraurbano. Divieto di cellulare ai minori di 14 anni. La proposta dei pedagogisti ha incontrato l'adesione di molti volti noti, ma i genitori sono scettici, è un'impresa titanica. Intanto da quest'anno non possono entrare in classe alle elementari. Calcio, cresce l'attesa per il big match di sabato sera fra Catania e Picerno con il Massimino verso il Pienone. In cerca di conferme anche Messina e Trapani. Ben trovati, c'è stata corruzione dietro la proroga dei servizi di collegamento fra la Sicilia e le isole minori nel 2017. La Ustica Lines ha finanziato il movimento elettorale dell'allora presidente della regione Crocetta. Di tutto questo è convinta la Procura di Palermo, che ha chiesto la condanna dell'ex governatore, del suo più stretto collaboratore e dell'armatore Morace. 7 anni di carcere è la richiesta a sorpresa nel processo per le presunte tangenti della Ustica Lines pronunciata dall'accusa nei confronti dell'ex presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Secondo la tesi accusatoria, grazie a un bando cucito su misura in cambio di tangenti, sarebbe stato consentito alla compagnia Ustica Lines, appunto, poi diventata Liberty Lines, di mantenere il monopolio dei collegamenti marittimi fra la Sicilia e le isole minori. Imputati insieme a Crocetta l'armatore Ettore Morace e il collaboratore dello stesso presidente, Massimo Finocchiaro. Per entrambi la richiesta è di 6 anni e 6 mesi ciascuno, mentre per la compagnia subentrata, la Liberty Lines, la richiesta è di 400.000 euro di multa. Crocetta nel 2017 avrebbe concesso una proroga dei servizi in cambio di un contributo elettorale da 5.000 euro, con cui Morace finanziò il movimento Riparte Sicilia. La parola passa adesso agli avvocati della difesa, Vincenzo Borre, Giovanni Di Benedetto, Marcello Montalbano e Nunzio Rosso. Non è il primo guaio giudiziario per l'ex presidente della regione, che ha già affrontato e continua ad affrontare un procedimento per danno erariale davanti alla Corte dei Conti insieme all'attuale assessore all'istruzione Mimmo Turano, che era già assessore anche se ad altro ramo dell'amministrazione anche in quella stagione. Fra i difensori di Crocetta figura poi un altro attuale assessore regionale all'economia, l'avvocato Alessandro Dagnino. Approda per la prima volta davanti al giudice la ricostruzione della strage di Altavilla Milicia. Il tragico esorcismo di febbraio scorso, concluso con la morte di madre e 2 figli, dopo agghiaccianti torture che sarebbero state inflitte dal padre e dalla sorella maggiore, Manlio Viola. È il giorno della prima udienza su una istanza di rinvio a giudizio per la strage di Altavilla, costata la vita nello scorso mese di febbraio ad Antonella Salamone e ai suoi figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. La prima imputata a comparire davanti a un tribunale, quello dei minori, è Miriam Barreca, 17 anni, la figlia e sorella maggiore delle vittime. Secondo quanto lei stessa ha confessato e in base agli accertamenti che l'accusa presenta al giudice per le indagini preliminari, la ragazza avrebbe avuto un ruolo primario nell'esorcismo letale di cui è responsabile
responsabile il padre, Giovanni Barreca, che sarebbe stato istigato dalla coppia di predicatori Sabrina Fina e Massimo Carandente. I tre risponderanno in seguito davanti al Tribunale Ordinario di Termini Imerese. Inizialmente la ragazza venne considerata una superstite degli investigatori, ma presto si comprese che doveva aver avuto invece un ruolo nel delitto. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Nicola Aiello, sono state presentate le accuse di omicidio plurimo e occultamento di cadavere. Avrebbe infierito Miriam, in particolare sul fratello maggiore, Kevin, 16 anni, saltandogli sulla pancia e legandolo con catene e cavi elettrici. Poi avrebbe partecipato alle torture inflitte al piccolo Emanuele, di 5 anni, tenendolo legato al letto fino a morte per stenti. Infine avrebbe dato fuoco al cadavere della madre. Nella sua confessione Miriam sostiene che lei e suo padre erano sotto l'influenza della coppia di predicatori, ma adesso rischia una condanna a 30 anni solo perché il rito minorile esclude l'ergastolo. Palermo, il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, è stato condannato per traffico di droga a 18 anni e 6 mesi di carcere dopo che era stato assolto in primo grado. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato le accuse dei pubblici ministeri e ha emesso altre 3 condanne. Assolta la moglie di Calvaruso. Celebrati in forma privata a Palermo i funerali di Maria Mattarella, morta lunedì per un tumore. Per l'arcivescovo l'orefice aveva un cuore nobile e retto. Era presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, molto legato alla nipote. Marco Gullà. Abbracci che si intrecciano con le lacrime per l'addio a Maria Mattarella, 62 anni, figlia dell'ex presidente della regione Piersanti, stroncata da un male incurabile. Qualche minuto prima dell'inizio della cerimonia, nella chiesa di Santa Maria Arcangela a Palermo, arriva anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, zio di Maria. Poco prima, nella chiesa, erano giunti il ministro Nello Musumeci e poco dopo il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo, Roberto La Galla. Maria Mattarella apparteneva a una famiglia della Palermo di quell'incipiente 1980 che tante verità e domande porta ancora in sé nascoste, ha detto l'arcivescovo Corrado Lorefice nel corso dell'omelia. Maria Mattarella, donna di solida e profonda fede, fede assimilata dallo sguardo interiore che innervava tutta la sua esistenza. Lei stessa, più di tutti, ci rende ancora partecipi, come già nella prova della malattia, della luce, della speranza e della consolazione in cui ormai è immersa. Maria Mattarella, ha concluso l'orefice, è una donna che ha vissuto la responsabilità della storia con gli occhi di Dio, degna figlia e martire come Piersanti. Messina, la pioggia intensa caduta senza sosta fino a notte ha causato danni all'asfalto sul viale Boccetta, mentre la via Don Blasco si è trasformata in laguna. Francesco Triolo. Un'ora di pioggia abbondante ha messo in crisi Messina. Il forte temporale di ieri sera ha provocato allagamenti diffusi, ma anche situazioni inattese come quella che si è verificata sul viale Boccetta, dove l'asfalto è stato gravemente lesionato proprio al centro della carreggiata in direzione mare all'altezza della Fontana Arena. Il manto stradale si è improvvisamente spaccato in più parti. Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno transennato quella porzione di corsia per evitare il passaggio di auto e camion e per consentire ai tecnici del comune di intervenire. La lesione deriverebbe dall'infiltrazione di acqua piovana a bordo strada vicino ad un albero con l'asfalto che si è sollevato di parecchie decine di metri. Poi qualche tubazione si è rotta e l'effetto è stato quello di spaccare l'asfalto. Il viale Boccetta era stato riasfaltato appena qualche mese fa. In primavera erano stati effettuati interventi proprio di riqualificazione del manto stradale, ma la pioggia ha legato cantine, strade, fatto saltare tombini, si sono aperte buche sull'asfalto dove sono finite alcune auto, come è accaduto al rione Ferrovieri e il subviale Regina Elena all'altezza di San Licandro. I vigili del fuoco sono intervenuti per cornicioni e rami di albero pericolanti in via Ducezio. Oltre a portare disagi, il temporale ha fatto tornare la paura per i torrenti. Sono bastate poche ore di pioggia per mettere in apprensione i residenti di Zafferia per il torrente che ancora una volta si è ingrossato. E poi la situazione della nuova via Don Blasco, le caditoie tutte otturate, hanno provocato un autentico lago.
Il dramma della crisi idrica ad Agrigento, prossima capitale della cultura. Siamo andati nella popolosa frazione di Fontanelle, 12.000 abitanti. I residenti sono esasperati. L'acqua arriva quando c'è con il contagocce da aprile. Davide Sardo. Guarda, questa è la nostra situazione. Questa è l'acqua che abbiamo a casa. Dobbiamo arrangiarci con questo filo d'acqua, dobbiamo arrangiarci con le riserve, dobbiamo arrangiarci meglio si può. Cioè praticamente, a parte che ci hanno levato l'acqua, credo che ci stiano levando pure la dignità. E lo sfogo disperato di uno delle migliaia di residenti a Fontanelle, popolosa frazione di Agrigento. Accoglie a casa sua la nostra troupe per testimoniare quanto sia ormai esasperante la mancanza d'acqua. Rubinetti a secco da mesi, situazione non più sostenibile. Il problema, so benissimo qual è il nostro, è da aprile che non prendiamo acqua, parliamo di 5 mesi, 150 giorni, non è che stiamo parlando di una settimana, 20 giorni come in effetti già è grave, stiamo parlando di un bel po' di tempo. Tutto il quartiere di Fontanelle versa nelle stesse condizioni, c'è chi riceve l'acqua con il contagocce per mezz'ora senza riuscire a riempire vasche e recipienti e c'è chi non ne riceve affatto ed è costretto a comprarla. È dal 18 aprile che non percepiamo acqua da Laica. Acqua acquistata chiaramente e sofferenze immaginabili. Può mancare tutto, ma l'acqua, specialmente nel periodo estivo, era un bene necessario, pertanto dovevamo arrangiarci nei vari modi possibili, anche prendere acqua dai paesi vicini dove magari c'erano parenti, ci arrangiamo in vari modi. Da Agrigento a Caltanissetta, violazioni igienico-sanitarie e assenza di documentazione. È quanto ha accertato la Guardia di Finanza durante i controlli su decine di autobotti che, causa appunto la crisi idrica, riforniscono i cittadini anche a Caltanissetta. Alcuni trasportatori non avevano emesso il documento fiscale al termine della vendita, altri sono stati sorpresi a scaricare acqua trasportata con cisterne non conformi alle norme, prive di qualsiasi autorizzazione e certificazione sanitaria. Elevate multe da 5 a 30.000 euro. Si torna a scuola nelle aule roventi. A Catania quasi tutti gli istituti sono senza condizionatori, gli accorpamenti creano classi più affollate e sempre più insegnanti di sostegno sono precari. Giusy Lazzara e Desire Ferlito. Suona la campanella, a Catania inizia l'anno scolastico tra vecchie e nuove criticità. Fra le novità gli accorpamenti di 14 plessi su 19 iniziali chiesti dal Ministero dell'Istruzione. Un caso per tutti, quello dell'Istituto Comprensivo Coppola, che è stato smembrato e integrato in due scuole, la Battista e la Deledda. Disagi per gli alunni che si vedono deportati in arti plessi, in classi numerose fino a 27 alunni e lontani dal loro quartiere. Così non si garantisce la presenza sul territorio delle scuole e si favorisce anche la dispersione scolastica, dice la segretaria della CGIL Scuola Cettina Bruno. Il caldo rovente si fa sentire dentro le aule. Quasi il 100% delle istituzioni scolastiche, che sono 163 a Catania e provincia, non ha un condizionatore nelle aule, ma solo nella segreteria e presidenza. Così gli stessi genitori hanno comprato pellicole da mettere sui vetri o tende ignifughe per cercare di proteggere gli alunni dal sole. L'80% dei plessi poi non ha alcun sistema di sicurezza. Con i fondi del PNRR si dovevano mettere a norma e i lavori dovevano partire in estate. Niente di tutto questo, dice Giorgio La Placa della Gilda. Il comune e la città metropolitana non ha nemmeno il personale per intervenire. C'è anche un esercito di precari. Dei 3.321 docenti con incarichi annuali, il 75% sono insegnanti di sostegno. Quest'anno, per un errore nelle assegnazioni, molti docenti si sono visti annullare il contratto di lavoro il giorno stesso che si sono presentati pronti a entrare in classe. Quasi tutto è rientrato dopo le proteste nell'ufficio provinciale scolastico, ma resta l'amaro, dice Tino Renda di Obiettivo Istruzione, per i tanti insegnanti che continuano a essere precari nella scuola, non potendo garantire la continuità didattica. Catania, dopo il nostro servizio denuncia, non è stata ancora risolta la copiosa perdita d'acqua nel piazzale della scuola Vittorino da Feltre, nel quartiere di Montepò.
primo giorno di scuola non certo da ricordare, come vedete, per gli studenti, alle prese con un insolito percorso per evitare le enormi pozzanghere. I ristagni d'acqua, tra l'altro, attirano insetti di ogni tipo, causando seri pericoli dal punto di vista igienico-sanitario. Numerose le lamentele da parte di studenti e genitori che chiedono un intervento urgente e risolutivo. Intanto l'AST, l'azienda siciliana trasporti, è in crisi e non riesce a garantire il servizio del trasporto pubblico extraurbano. Amara sorpresa per migliaia di studenti che sono rimasti a piedi. Luca Ciliberti. L'AST ha un nuovo presidente, è Alessandro Virgara, un commercialista indicato dalla regione siciliana, socio unico dell'azienda siciliana Trasporti. Tutto burocraticamente normale, se non fosse che l'AST è ormai un carrozzone vuoto con circa 700 dipendenti. I mezzi sono vecchi, un autobus su tre è guasto, circa il 30% delle corse vengono soppresse ogni mese. L'assessore regionale ai trasporti Alessandro Ricò a inizio agosto aveva annunciato la ricapitalizzazione che sarebbe servita a superare le criticità e avviare un nuovo piano di rilancio. Tutto fermo. Ad oggi il servizio non funziona e con l'inizio dell'anno scolastico resteranno a piedi migliaia di studenti pendolari in tutta la Sicilia. Non c'era bisogno di aspettare settembre per sapere che iniziava l'anno scolastico. Di fatto domani mattina bisognerà prendere le tratte che ha in concessione AST per il trasporto scolastico e cederle ai privati, visto che AST non è stata messa nelle condizioni in questi mesi di poter gestire il servizio. I sindaci chiedono rassicurazioni, molti hanno appreso dell'assenza degli autobus solo poche ore prima dell'inizio delle lezioni. La sensazione è che si continui a navigare a vista. Il sospetto è che il servizio sarà sempre più esternalizzato ai privati, che su 65 milioni di chilometri previsti nel piano del trasporto pubblico locale già ne effettuano circa 52 milioni, una torta che vale complessivamente 1,5 miliardi di euro con gli affidamenti pluriennali. Avevamo detto che c'era un piano a monte che prevedeva la dismissione di AST a favore dei privati e oggi, con l'inizio dell'anno scolastico, questo piano si sta concretizzando. E mentre si decide il da farsi, alla fermata per i pendolari, l'attesa sembra più lunga del previsto. Divieto di cellulari ai minori di 14 anni per legge? La proposta dei pedagogisti ha incontrato l'adesione di molti volti noti. Ma i genitori sono scettici, si tratta di un'impresa titanica, dicono. Desire Ferlito. Vietare l'uso dei telefoni cellulari ai minori di 14 anni. Un gruppo di pedagogisti, psicoterapeuti, tra cui il professor Novara, intellettuali e figure del mondo dello spettacolo come Paola Cortellesi, Luca Zingaretti e Stefano Accorsi, oltre che della politica, ha lanciato un appello al governo per imporre restrizioni più severe sull'uso degli smartphone e dei social media tra i più giovani. L'iniziativa arriva dopo il divieto di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media, deciso dal ministro dell'istruzione Valditara. L'opinione pubblica si divide tra pareri dei giovanissimi e genitori che vorrebbero ma non riescono proprio a imporsi. 14 anni già forse si è abbastanza maturi per avere il telefono. Ma non sono favorevole, però purtroppo i ragazzi vanno avanti solo con questo ormai. Vietare no, sono abbastanza comunque, cioè, basta che siano un po' controllati, sì. Non vietare, forse con delle limitazioni, quindi ore giornaliere, non va usato la notte prima di dormire. Al di fuori della scuola sì, al di sotto dei 14 anni, perché risulta essere anche un modo per controllarli, ecco, se sono fuori, questo sì, mettendo dei limiti. A scuola assolutamente no. Non si tratta di una posizione antitecnologica, precisano i promotori, ma di un invito a seguire le indicazioni della neuroscienza, che evidenziano come il cervello emotivo dei minori sia particolarmente vulnerabile all'influenza dei social media e dei videogiochi prima dei 14-15 anni. Lei non lo usa perché ancora non ha l'età, lui ha iniziato quest'anno in prima media. Fare i conti con i tempi di oggi, rispondono i genitori. Per una generazione cresciuta a pane, TikTok e social media, a molti sembra un'impresa titanica. Mi sembra molto difficile questa cosa, però se si riesce, io non ci sono riuscita con loro. La notte scorsa ha preso il via a Catania il lavaggio di strade e marciapiedi, muniti di idrogetto a pressione, eccolo qua, e acqua saponata, gli addetti della GEMA hanno finalmente ripulito le vie della città. Un piano coordinato tra le tre aziende dei rifiuti che si dividono i lotti e la multiservizi.
Il lavaggio è preceduto dallo spazzamento e dalla pulizia delle aiole. Intanto la Gemma annuncia che si è concluso il porta a porta per la cenere vulcanica, 70 circa le tonnellate raccolte. Da ora in poi chi dovesse ancora consegnarla in proprio potrà farlo soltanto al centro comunale di raccolta di via Galatioto. Emergenza Scippi ancora a Catania, nuovo borseggio in pieno centro e ancora una volta i protagonisti utilizzano uno scooter, gli autori intercettati dai falchi della polizia. Torino De Mana. Se non è un'emergenza poco ci manca, anche se questa volta non si contano feriti e soprattutto gli autori dello scippo sono stati subito arrestati. Mentre Mattias, il turista franco-svizzero, continua il suo percorso di recupero al Cannizzaro dopo essere stato travolto in pieno centro da uno scooter, un altro scooter è protagonista di un altro borseggio, tutto rigorosamente filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si possono notare tre persone che a piedi percorrono la via Mazza. Erano appena uscite dal ristorante quando un ciclomotore a gran velocità si lancia contro il terzetto. Il conducente del motociclo, accelerando all'improvviso, si piega ed afferra la borsa che si rompe, causando la caduta della vittima. In seguito ad una telefonata al 112, i falchi della polizia si mettono alla ricerca degli autori che vengono intercettati ed arrestati tra Corso dei Martiri e via Archimede, non distante dalla stazione. In manette sono finiti un catanese di 38 anni ed una 23enne di Reggio Emilia. Restiamo a Catania, la narrativa d'autore, la riscoperta della poesia, gli autori e le autrici più amate dai giovani, la scienza da raccontare come una storia e i nuovi linguaggi, l'innovazione digitale, i diritti civili e l'inclusione, ma anche una fiera per incontrare di persona decine di editori indipendenti e tanti laboratori pensati per i bambini e per gli adulti. Con questa carta di identità presentato stamattina nella sala della giunta del municipio il Catania Book Festival, ideato e diretto da Simone Dei Pieri, in programma dal 27 al 29 alla Dogana del Porto. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio sale la febbre per Catania Picerno. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci insieme con il calcio, sale la febbre per il Catania Picerno con il Massimino verso il Pienone. Le due vittorie consecutive sono propellente per lanciare in orbita la squadra di Toscano. Tonino De Mana. Un pareggio e due vittorie ed un pareggio. Fanno comunque 7 punti e con questo score Catania e Picerno si troveranno di fronte sabato alle 20.45 per una partita che si annuncia vincente. Fa già festa il cassiere del Massimino che potrebbe far registrare il tutto esaurito visto che ai 13.000 abbonati si aggiungono già i quasi 3.000 biglietti staccati in prevendita. Le vittorie contro Benevento e Juventus Next Gen hanno portato entusiasmo in una piazza che sembra abbia messo da parte le vicissitudini estive legate all'aspetto economico del club. Il meticoloso lavoro di Mimmo Toscano, che ha assemblato in corsa la squadra, sta portando una mentalità nuova con doti, concentrazione ed aggressività che da queste parti non si vedevano da diversi anni e la sensazione è che il Catania può solo crescere avendo anche ampi margini di miglioramento. In attacco, per esempio, si è visto solo Inglese, a cui è bastato poco per presentarsi con un biglietto da visita d'autore. Il gol a Biella è l'esempio lampante, immagini che il popolo rossazzurro ha visto e rivisto e che conta di rivedere magari sabato sera contro il Lucani. Formazione che dipende ancora dal report medico e dal giudice sportivo. Di Tacchio, problema al flessore, non recupera e potrebbe essere rimpiazzato da De Rose, mentre sono da valutare le condizioni di Verna alle prese con una contusione alle costole. In difesa, al posto dello squalificato Gherardi, è pronto Quaini che si gioca una maglia con Geca. Recuperato Gimenez che ha smaltito i postumi di una fastidiosa gastroenterite. Il Trapani, in uno degli anticipi della quarta giornata del campionato di Serie C, giocherà venerdì sera a Taranto. Il Messina invece sabato prossimo sarà impegnato nella trasferta di Crotone. Sergio Corosi.
un cammino fin qui a braccetto, ma due modi profondamente diversi di fare calcio. Messina e Trapani, partite con ambizioni opposte, oggi sono compagne di viaggio con 4 punti in classifica dopo 3 giornate. Di similitudini al momento ce ne sono tante, compresa la guida tecnica affidata a 2 palermitani, il riconfermato Modica e Aronica, promosso a tempo indeterminato dal presidente Antonini. Le due siciliane, per non farsi mancare nulla, nel prossimo turno si scambiano anche gli avversari. Il Messina sabato alle 18.30 misurerà a Crotone progressi e speranze dei suoi giovani contro una formazione ferita da una doppia sconfitta, l'ultima contro i Granata, e con la panchina di Longo non così sicura come sembra. Tra i calabresi, Tumminello, bestia nera dei giallorossi negli ultimi anni, non ci sarà per squalifica, mentre Gomez è in fase di recupero. Messina quasi al completo. Sta ancora peggio il prossimo avversario del Trapani, quel Taranto che al Franco Scoglia ha incassato un poker di reti. I Granata non potranno disporre di Sabatino, fermato per 2 giornate dal giudice sportivo, ma Aronica ha una rosa ampia in tutti i ruoli. Taranto-Trapani si giocherà venerdì con inizio alle 20.45, nel segno del ritorno allo Iacovone degli ex Canutè, Bifulco e Valietti. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per le 20, buon pomeriggio.